francamente, beh, diciamo, X Factor, una bellissima occasione per mettere in risalto quella che è la musica, ma anche e soprattutto un messaggio. Sì, per me l'attivismo viene parallelamente, alle volte quasi prima della musica, è come se si dessero il cambio. Soprattutto negli ultimi anni la musica è diventata uno strumento per portare determinate tematiche. C'è ancora tanto bisogno di farlo, a mio avviso. Spero di esserne all'altezza. Beh, diciamo che in questi giorni anche al Premio Tenco si è parlato molto di tutto questo e anche con un artista che ti apprezza particolarmente. Allora, stai parlando di René Buselli? Certo. Fantastico, perché noi qua da una settimana siamo fuori, come dire, da tutte le notizie, con Irene Buselli e altre tre cantautrici che sono Rossana De Pace, Cheria Cre, Anna Castiglia. Faccio parte di Canta Fino a 10, è un collettivo che promuove proprio la presenza delle donne all'interno della musica, e noi lo facciamo banalmente come prima cosa presentandoci in cinque sul palco per demolire questo stereotipo stupido che ci sia competizione tra le donne. Non è vero, alle donne però vanno dati spazi. Tra l'altro, appunto, Anna Castiglia, che ha partecipato ad X Factor, sì, ed è riuscita comunque a mantenere la sua identità, poi l'abbiamo vista anche vincendo Musicultura. Sì, assolutamente, infatti anche Anna, che come le altre è una sorella, quando è arrivato un po' il momento di X Factor, lei mi disse: tu vai, cioè, l'importante è che riesci, no, a mantenere una tua identità. Proprio per questo motivo mi sento molto privilegiata di essere qua, credo che sia un'occasione meravigliosa per far sentire non la mia voce, ma quella di tutte e anche tutti. Diciamo che in queste settimane, qual è l'aspetto della tua musica che hai capito di dover maggiormente, come dire, magari modificare, magari sul quale dovresti lavorare maggiormente? Io vorrei lavorare moltissimo sulla tecnica in termini musicali, cioè mi rendo conto che anche e soprattutto imparando dagli altri concorrenti e dalle altre concorrenti, il mio livello di teoria musicale è molto basso, e non mi è mai successo di aver avuto a disposizione una settimana dove io possa fare, perché la prima, solo musica, cioè un'occasione incredibile, perché io ho sempre lavorato a Berlino, faccio la guida, e per cui la musica è sempre stata insieme, parallela, appunto, come si diceva, strumento di attivismo. E per me potermi concentrare solo su quello, avere le prove tutti i giorni, essere seguita da professionisti e professioniste incredibili, è veramente un enorme privilegio, sono molto grata. L'ultima domanda è: perché dovresti vincere X Factor? Non penso che io debba vincere X Factor, vorrei però tantissimo che fosse una donna a farlo. Grazie mille. Grazie a te.